Un saluto a tutti quanti e benvenuti al mio nuovo corso Sviluppiamo Full Stack Application con Spring Boot e Angular. Mi presento, sono Nicola La Rocca e sarò il docente di questo corso. Sono un analista sviluppatore multilinguaggio con oltre 16 anni di esperienza nell'ICT. In questo corso ci occuperemo principalmente delle tecniche di realizzazione delle applicazioni full stack. Come si vede dalle immagini, realizzare un'applicazione, una moderna applicazione web, richiede la conoscenza essenzialmente di tre livelli di skill, di conoscenza: la realizzazione del front-end, la realizzazione del back-end e il database. In questo corso ci occuperemo di realizzare il front-end utilizzando uno dei principali framework basati sul TypeScript, ovvero l'Angular versione 7. Per quanto riguarda il back-end, invece, ci occuperemo del più importante ed utilizzato framework per la realizzazione di web API, RESTful, ovvero lo Spring Boot. Ed infine, per quanto riguarda il database, utilizzeremo un database con dati reali, anche se modificati, basato sul Postgres. Utilizzeremo una versione inserita all'interno di un contenitore Docker. Nel loro insieme, questo costituirà la nostra web application di prova. Quello che andremo a realizzare sarà un progetto reale. Quindi le principali caratteristiche di questo corso è che si tratta essenzialmente di un corso pratico. La teoria sarà molto limitata. Impareremo realizzando il nostro progetto da zero e creeremo tutti gli elementi del nostro progetto, sia il lato back-end e poi realizzeremo il lato front-end utilizzando il linguaggio TypeScript e impiegando l'Angular 7. Tutti i progetti verranno creati passo a passo. Ogni volta che realizzeremo un elemento del nostro progetto, capiremo il perché dovremo eseguire quella determinata operazione. Inoltre, il nostro lato back-end si baserà sulla realizzazione del progetto partendo dai test. Le caratteristiche del nostro progetto, chiamato AlphaShop, sono schematicamente quelle che vediamo a video in questo momento. Avremo un front-end che è basato appunto sull'Angular, che interagirà con un piccolo ecosistema di microservizi basato sullo Spring Boot. Naturalmente non ci limiteremo a realizzare una applicazione priva di sicurezza. Nel corso avremo la possibilità di analizzare la base authentication, l'autenticazione di base, applicata sia ai nostri microservizi che al front-end. Poi passeremo a un sistema di autenticazione più performante, basato su uno standard, lo standard JWT, e vedremo come applicare la sicurezza basata sui ruoli in Angular. Ma vediamo quali sono i requisiti per poter frequentare questo corso. Il corso è di introduzione, quindi è un livello base, ma nonostante questo c'è bisogno di requisiti piuttosto specifici. Prima di tutto, basi di Java, perché realizzeremo i nostri progetti utilizzando questo linguaggio di programmazione lato backend, basi di JavaScript e di TypeScript che riguarderanno il lato front-end e avere un po' di dimestichezza nella creazione di progetti Spring Boot. Tutti i requisiti facilmente ottenibili anche dai miei altri corsi. Per quanto riguarda le soft skill, c'è bisogno naturalmente di apertura mentale, voglia di imparare, pazienza e costanza. Per quanto riguarda i ferri del mestiere, cioè lato hardware, vi consiglio un PC fisso o portatile di non più di 4 anni di età, con almeno 8 GB. Purtroppo la memoria è un fattore importante. Tenete conto che ci sarà da utilizzare due tool di sviluppo, ovvero il Visual Studio Code per quanto riguarda il lato front-end e lo Spring Tool Suite 4 per quanto riguarda il back-end. Inoltre dovremo avviare più servizi in contemporaneamente. Consiglio inoltre di avere un disco SSD che notevolmente migliora
la velocità di accesso allo stesso e il sistema operativo è indifferente, perché possiamo sviluppare le nostre applicazioni in Windows, in Linux e in Mac. Che cosa otterremo iscrivendoci a questo corso? Prima di tutto un accesso limitato on demand, quindi possiamo scegliere le lezioni da frequentare, a tutte le lezioni. L'accesso alla sezione delle domande e risposte, aggiornamenti e integrazioni future. Questo è un corso che sarà soggetto a diversi aggiornamenti e soprattutto a diverse integrazioni. E poi l'accesso illimitato a tutto il codice sorgente dei progetti e naturalmente il certificato di fine corso.